secondo giorno, cioè ieri, l'operaio viene su a vedere gli animali e ha visto che c'era altri due animali predati, sempre con dei graffi e dei morsi. Non ti è fatto, sono venuti su con il veterinario, stamattina abbiamo già fatto i fogli. L'accertamento è già stato fatto. È venuta predilicazione del lupo. Ecco, qui non si vede un salto di roccia. No, qua si vede tranquillamente che l'animale non può essere saltato. Può essere stato spaventato di corsa, ma l'animale non ha fratture. Si vede tranquillamente, le gambe non sono fratturate. Sulla schiena non ha marcature, non penso che si sia rotto a livello spinale. E l'animale, secondo me, qua è morto di infarto a causa di uno spavento. E poi non è stato consumato? Poi non è stato consumato. Ma più avanti dopo vi faccio vedere nell'altro caso. C'è invece un capo che è stato consumato. C'è il consumo. Quindi non hanno avuto. Sicuramente non è stato consumato perché le altre vanno in difesa e magari si è spaventato e è scappato. Perché noi abbiamo visto i lupi, ne abbiamo sempre solo visto uno. Uno. Giustamente, però, secondo me sono molti di più, perché per uccidere dei capi del genere uno solo non può fare. Ho capito. Io penso che sia una lupa con dei piccoli qua vicino, perché sotto ci sono dei cespugli. Ho capito. Per loro. Io adesso sono a 5, praticamente qua adesso abbiamo 4 capi da portare via stamane con un elicottero, oggi pomeriggio, adesso non so quando venga. Poi abbiamo già fatto 2 recuperi con un elicottero, uno il 16 agosto, l'altro il 10 agosto. O l'11, adesso non mi ricordo neanche più bene, e poi un altro capo a casa sotto sequestro che sempre ferito dal lupo, che non so se sia recuperabile, ma più passano i giorni più vedo che peggiora e facilmente è da sopprimere, quindi saremo 7 capi grossi. Più un vitello? Più un vitello che ha avuto una gamba fratturata, però non avendo dei morsi non potevo dire che fosse... Ah, quindi non è neanche denunciato? Non l'ho neanche denunciato. Quella che è stata eutanasizzata... E su questo pascolo dall'altra parte? Sul pascolo vicino dove ho avuto l'altra, vicino alla baita, c'era l'altra bestia morta adesso. E l'avete tenuta lì per diversi giorni? Quella bestia lì l'abbiamo portata del fieno e addirittura è stata anche messa lì in custodia, perché l'animale è scivolato, ha avuto una lesione a livello del bacino e non si alzava più, perché correndo per difendere i vitelli dall'attacco del lupo lei è scivolata e ha allargato le gambe, e poi non gli abbiamo fatto delle cure, ma poi non ha avuto modo di riprendersi. Dopo 15 giorni, ovviamente, per non lasciarla menare a soffrire, abbiamo deciso di fare l'eutanasia. Ho capito. Era gravida anche quella? No. Di queste? Però di queste uccise ne abbiamo... Tutta questa è... Questa è gravida, l'altra dell'altra volta anche, poi c'è quello grande gravida, ma poi il caso più grave è quello del toro da riproduzione, che è un bel valore perso. Questo è un toro da riproduzione? Sì. Che età aveva? Aveva un anno, nato il 20 marzo del 2000. Quindi aveva già lavorato? Sì, iniziava a lavorare da quest'estate. Io. Era insieme a questa mandria che è stata attaccata. Quindi adesso c'è anche l'inconveniente che se qualche animale va in calore non può essere più. Quando è che è successo? Questo è successo sempre ieri, ora mattina. Ed è stato accorti ieri mattina in tarda mattinata ed è stato di nuovo sempre il... È stato l'unico che hanno consumato? No, in realtà la prima manza che mi avevano ucciso nel primo attacco, quella sotto nell'altro vallone, era stata anche lì un quarto consumata, però dalla parte anteriore, dalla parte della spalla, l'avevano consumata aperta. Sì, siccome sono più grandi vengono morsicati meno dal collo, ma più dalle natiche sulla schiena. Infatti i graffi cercano di bloccarli, di spaventarli, farli correre in discesa, ovviamente che loro in maniera che inciampano. Infatti, se avete notato, tutti i capi stanno per scendere. Sì, finché non trovano avuto un ostacolo. Un ostacolo o lo spavento di per sé possono morire di infarto, oppure possono inciampare come qua in una pietra, poi gli saltano addosso, li azzannano e fanno morire di spavento e di sanguinamento. Adesso arriva l'elicottero? Adesso stanno aspettando, ho fatto tutta la trafila dell'attivazione dell'elicottero, stiamo aspettando, dovrebbe arrivare nel pomeriggio
a fare recupero E di quei porta via terminali. tutti questi tre capi che abbiamo visto. Ce ne sono quattro. Noi Ah. adesso ne abbiamo visti tre, ma ce n'è ancora un altro nell'altro vallone da andare a recuperare. Quel... Sempre dell'attacco del 2 settembre. Ah, quindi erano indipendenti questi attacchi? E sono stati tutti progressivi, ma sono indipendenti. Anche se può essere lo stesso branco. Può essere lo stesso branco facilmente, perché è sempre in zona. Ma hai detto che hai trovato dei segni della presenza del lupo? Sì, noi abbiamo trovato delle feci del lupo e anche delle impronte, che sono molto grandi, da tanto non le Adesso faccio magari vedere. vediamo Spero di ritrovarla di ancora, perché una ritrovarla. volta non la faccio vedere. Mi Agosto, ricordano il 10 agosto, tornando giù dall'alpeggio, io a piedi, l'elicottero mi aveva appena alcanzato l'animale, in località San Giovanni, appena sopra Limone, dall'altra parte del vallone, dove, un luogo dove potesse arrivare il camioncino dell'improma per poter recuperare l'animale e la carcassa. Ovviamente il camioncino era già arrivato, c'era il ragazzo dell'improma che stava cercando di caricare l'animale, però tribulava. E c'era questo animale ovviamente in putrefazione, perché dopo 3 giorni con 28 Caldo. gradi che c'era allora, 30, l'animale ovviamente che sta bene, pieno di erba e rumine, va in putrefazione, quindi c'era un bell'odore, l'animale era per metà consumato, e ho incontrato una famiglia con dei bambini e mi hanno chiesto a me cosa gli è successo a quell'animale. Ovviamente hanno conosciuto il pastore e gli ho detto quell'animale lì ovviamente non si è fatto male da solo. Ma sai che io l'avrei detto così? I lupi. E i genitori, no, no, stai zitto, non devi dire certe cose ai bambini. Ho detto no, io gli ho detto solo la verità.